Ciao ragazzi, stasera stiamo andando a mangiare una pizza conci così, guardateci. Con la tuta. Con la tuta. Io pure con gli occhiali, struccata, veramente un gabinetto. In centro di Porto. A Porto. E vediamo come va. Vi aggiorniamo dopo. Vi facciamo fare anche il tuo. No, siamo qui in questa pizzeria tipica italiana, tanto che si chiama Bella Ciao. E il proprietario è brasiliano. La ragazza piccoli è dettagli italiana. Piccoli dettagli. Allora, è arrivata questa pizza qui con un pezzo di medusa. Leggere come sono dall'aspetto. Giuste. È l'esperto. C'è un po' l'esperto. Grazie, qua da Bella Ciao, prova assaggio. Raccontaci. Morbida, ben cotta al punto giusto, sapore delicato, andata. Mozzarella di bufala, un po' tarocca però. Però nel complesso. Però nel complesso è. Bene, allora adesso Ettore proverà la mia pizza. Allora, ragazzi, adesso proviamo una base pizza con stracciatella, cosa c'è? No, mozzarella, cuscito cotto e pistacchi. Io da buon siciliano ora vediamo questi pistacchi. Sono un po' vecchiotti, non li avrei messi in forno perché sono diventati ancora più morbidi, però tutto sommato l'impasto è buona, la mozzarella è buona, il prosciutto cotto è buono, quindi la consiglio. Se venite a Porto, fate il nome di Ettore Gingi, avete uno sconto del 10%. È meglio la tua o la mia? No, la mia. Allora, siamo appena usciti dal ristorante. Bella Ciao, ragazzi, mi raccomando. Veniteci. A trovarli. Veramente un'ottima pizza. Una delle più buone a Porto. E state connessi perché adesso vi porteremo in un posto che visiteremo meglio domani, insieme anche ad una nostra amica Elisa. E state connessi. Ragazzi, l'immensità e la vastità del cazzo che me ne fotte di Porto. Adesso venite con noi, vi porteremo in un locale che visiteremo domani. Però intanto noi vi ci portiamo. Ragazzi, il posto di cui parlavamo poco fa, eccolo qua.